Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Pinte di Storia. Oggi siamo qui con... Aspetta, mi sa che abbiamo sbagliato oggetti. Vabbè, vi spieghiamo tutto tra poco, eh. Oh, direi che così va molto meglio. Tanto per cominciare, salute. Salute. Allora, oggi siamo qua con Stefano La Torre, ricostruttore storico e presidente dell'Associazione Storico-Culturale Storia Bari. E allora, perché quegli scudi all'inizio? Beh, semplice. Tra qualche giorno cade il millenario di una famosa battaglia, molto famosa per il Sud Italia e per la Puglia nello specifico, la Battaglia di Cannae. Che però non è quella di Annibale. Eh no, sarebbero 1000 anni. C'era un problema di tempistiche, in effetti. Abbastanza. No, battaglia tra Normanni e Bizantini, combattuta proprio a Cannae, lì dove avvenne la più famosa battaglia di Annibale e i Romani. Ah, e perché questa battaglia è così importante? Qual è, diciamo, il contesto storico? Che cosa succede? Normanni e Bizantini, però i Normanni non è che arrivano così all'improvviso. No, non è di mano improvviso, erano già passati dalla nostra Puglia più di una volta. In Puglia quasi mai hanno però incrociato le armi, almeno da quello che i nostri scrittori che ci tramandano questo tipo di notizie ci possono riportare. E, soprattutto sono passati come pellegrini, diretti in Terra Santa o Monte Sant'Angelo. Prima di diventare pellegrini armati. Sì, probabilmente in contemporanea. Vabbè, e allora un brindisi ai pellegrinaggi. Un brindisi ai pellegrinaggi, salute. E quindi questi Normanni arrivano in Puglia prima come pellegrini e poi come soldati. Ma perché ci invadono? No, non ci invadono, in realtà vengono chiamati, viene chiesto il loro aiuto da Melo da Bari, un potente cittadino barese, quasi certamente di origini armene. Guglielmo Appulo lo descrive, così come Amato di Montecassino, lo descrivono come... Specifichiamo, sono degli scrittori contemporanei più o meno, sì, al periodo, diciamo, storico. Quelli che hanno scritto quello che conosciamo dell'epopea normanna nel Sud Italia. Lo descrivono come vestito alla greca, anche perché Bari era catepanato bizantino, quindi il catepano, che era un alto ufficiale dell'impero bizantino, risiedeva in Bari e da Bari governava tutta la Puglia. Che non è solo la Puglia attuale, ma ha a che fare grosso modo anche con la Basilicata attuale, con parte della Calabria. Perfetto, esattamente. Bruzio, Calabria e Puglia erano tutto un'unica provincia, quella che in parte viene assorbita o comunque viene considerata dai Longobardi la Longobardia Minor. E Melo è comunque un filo longobardo, non molto contento, vista la sua potenza, il suo potere economico e politico sulla città, del gioco bizantino sull'oligarchia locale, che era... E quindi si ribella. E quindi si ribella, sì. Diciamo che nel 1009, tra il 1009 e il 1010, mette su un piccolo esercito, soprattutto composto da longobardi e da mercenari di varia altra natura, probabilmente anche saraceni, perché saraceni sono molto presenti nella nostra Puglia, soprattutto nella Basilicata, come roccaforti molto importanti, teste di ponte per invasioni, soprattutto nel Principato Longobardo. E tra i vari mercenari ci sono anche questi Normanni. Non subito. Nel 1009-1010 il nostro Melo, con i suoi Longobardi, conquista Ascoli Satriano, Troia, un po' di città del nord della Puglia. Poi, diciamo, dà animo alla rivolta in questo modo. Tra il 1010 un po' di battaglie vinte da lui, San Paolo di Civitate,
che poi ospiterà un'altra molto importante e famosa battaglia. Vabbè, insomma, abbiamo capito che le città tendono ad ospitare più, almeno due battaglie importanti. Sì, abbastanza. Se ne è capitata una, quasi sempre ne capita anche una seconda, va bene. Sì. Magari avremo modo di parlarne, nel 1053 la battaglia di Civitate, dove i Normanni diventano qualcos'altro. Okay. È proprio il momento di svolta. E, conquista un po' di città, tra il 1010 e il 1016 incontra Enrico II, imperatore di Germania, il Sacro Romano Impero, perché viene incoronato dal Papa a Roma, quasi certamente lo incontra a Roma in questo periodo, chiedendogli aiuto contro i bizantini. L'imperatore però lo fa Dux Apulie, cioè grande duca di Puglia, e basta, parole, e poi dice, beh, bravo, complimenti, vedite la tua adesso. E non gli dà uomini, neanche denaro. E nello stesso periodo incontra, per caso sembra, dei pellegrini normanni a Monte Sant'Angelo. Probabilmente il dicembre 2017. Monte Sant'Angelo, che ricordiamo, è un luogo di pellegrinaggio molto importante per molte popolazioni nordiche e germaniche, perché è il culto di un santo guerriero e quindi... da questi tipo, esatto, di popolazioni molto adorato. Già i Longobardi ne avevano fatto un luogo di pellegrinaggio molto importante. Mont Saint-Michel e Monte Sant'Angelo sono i due diciamo estremi di un'unica grande credenza pellegrina. San Michele Arcangelo è il santo che unisce Longobardi, Normanni, un po' tutte le popolazioni germaniche del nostro territorio europeo. Ai Normanni chiede ausilio, dice, ma voi siete disposti? Aveva già saputo cosa fossero i Normanni, aveva già avuto notizie della loro forza in battaglia, perché erano già stati utilizzati nel Principato di Benevento come mercenari, con una storia un po' fantasiosa. Diciamo che aveva ricevuto delle ottime referenze. Assolutamente, insomma, erano dei mercenari referenziati, per cui... molto referenziati, i quali promettono di tornare. Effettivamente, circa 10 mesi dopo, tornano. Nell'estate del 2018 tornano in discreto numero. Tornano ovviamente come mercenari, assolutamente al soldo di Melo, che organizza un nuovo esercito. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Succede che si inseguono per un po', ci si assedia, l'esercito di Melo assedia Trani, che poi viene riassediato dai bizantini, allora Melo, il suo esercito, i suoi mercenari normanni si attesta a Canella della Battaglia, un po' più a nord di Trani, nel territorio che adesso è di Barletta. Esattamente, sì. Si attestano lì anche perché la città era fortificata, aveva quasi certamente un piccolo cassero, fortificata nel tempo, negli anni, anche dagli stessi bizantini, per cui era un posto molto interessante e importante da difendere o da cui poter offendere. Sul campo di battaglia si incontrano quindi Normanni bizantini, Normanni guidati da Melo, da suo cognato... non mi ricordo come si chiama, Datto, suo cognato Datto, comandati i Normanni invece, solo i Normanni, la compagnia normanna arrivata dalla Normandia, da Gilberto Drengot. Detto Boatere. La battaglia è cruenta, i documenti non ci dicono quanto sia durata esattamente, probabilmente un giorno. Nella battaglia però i bizantini, guidati da Michele Boioannes, completamente distruggono le armate. Diciamo che per i Normanni in Puglia non è buona la prima. No, è pessima la prima. Gilberto Drengot viene ucciso in battaglia, Datto cade in battaglia, Melo fugge. Fugge a gambe levate, cercando rifugio direttamente prima ad Ascoli, si asserraglia e poi fugge via verso Enrico II. Abbandona il campo completamente. Abbandona completamente il campo, abbandona la Puglia. Va da Enrico II a Bamberga, lì dove gli porta in dono, intorno al 1019-1020,
un mantello. Che è ancora là, è ancora esposto in Germania. Il nostro mantello di melo è ancora lì. Vabbè, è un regalo, che come tale lì rimane. Il mantello delle costellazioni. Esatto. Bene, insomma, nella battaglia abbiamo capito che per i normanni non è stata una grande vittoria, anzi tutt'altro, però a questo punto la mia curiosità è, ma questi qua come erano equipaggiati? Come i bizantini, in maniera diversa, come i longobardi, ancora diversi, riconoscevano sul campo di battaglia, no? Beh, erano diversi sicuramente dai bizantini e adesso ve lo faccio vedere. Ah, ce lo fai vedere? Bene, sì. Ottimo, allora ti prendo la birra così. Cominciamo dagli scudi. Ah, torniamo indietro, ecco perché, ve li facciamo vedere. Di nuovo. Lo scudo longobardo e normanno era uno scudo piatto, tondo, con un umbone centrale che serviva per proteggere la mano, poiché veniva impugnato direttamente in mano, nella mano sinistra. E quindi proteggeva la mano, l'umbone. Mentre per i bizantini, tecnologicamente più avanzato e moderno, non aveva un'impugnatura, bensì un'imbracciatura, per cui lo scudo risultava molto più stabile, leggermente allungato, proteggeva meglio le parti più basse, quindi la gamba del combattente, con un piccolo umbone, non sempre presente, che serviva per rinforzare quella parte che prendeva più facilmente i colpi. I colpi, ok. Dal punto di vista delle armi, le armi bizantine sono, purtroppo non ve le posso far vedere, però sono molto simili a quelle utilizzate nel Basso Oriente, diciamo erano spade dritte o semi curve, mentre i normanni utilizzavano una spada molto simile a quella bizantina per quanto riguarda una lama corta. Qui siamo in presenza di un sax, la cui forma ha un solo filo, ha un'elsa, che è questa qui, piccola, e un'impugnatura giusta per una mano da uomo, e un pomo leggermente arrotondato, tipico delle popolazioni, di tutte le popolazioni germaniche o vichinghe dell'area. Infatti è un'arma che ha una diffusione estremamente larga, diciamo. Assolutamente sì. È solo questo tipo di armi? No, loro portano con sé sicuramente anche una spada. Che sembra quasi venire fuori dal film di Attila, di Diego Potaturo, ma no, si chiama proprio così. Si chiama proprio così perché erano quelli i nomi dati sia dai Longobardi che dai Vichinghi che dai Normanni alle loro armi a doppio filo. In questo caso non si sa se questo tipo di arma sia stata utilizzata effettivamente nella battaglia di Cannes del 1018, perché ha delle caratteristiche molto precise, sicuramente presente già dal 1050 in poi. Quindi se non a canne, subito dopo. Subito dopo. Va bene. In cui ha una lama a doppio filo più lunga di qualsiasi altra lama utilizzata fino a quel periodo, una elsa molto ampia rispetto a quella che abbiamo visto prima, e un pomo estremamente particolare a noce brasiliana. Sulla noce brasiliana si è detto tanto, brasiliana in America, Sud America, quindi... Che ci faceva una noce brasiliana su una spada normale. Diciamo che la ricorda poi la definizione. Esattamente, viene chiamata così. Foderi ovviamente in legno, rivestiti in pelle o cuoio, cintura in cuoio, accessori vari. Un'arma particolare, estremamente interessante, è la scia danese. Però non la portano i normanni nel sud Italia. E chi la porta? La portano i varieghi. I varieghi o frangi erano al servizio dell'imperatore bizantino, erano mercenari svedesi, finlandesi, comunque nordici, al servizio del stretto dell'imperatore bizantino. Era una guardia privata dell'imperatore. Sì, e in alcuni casi, come nella battaglia di Cannes, vengono utilizzati dal catepano. Erano, diciamo, le truppe scelte dei bizantini. Esattamente, che amavano moltissimo questo tipo di arma. È un'arma molto particolare, estremamente efficace per agganciare scudi degli avversari, colpire a lunga distanza, era molto versatile. Era multifunzione, però bisogna essere molto grossi. Vabbè, e invece parliamo un attimo delle protezioni. Ok. C'è lo scudo sicuramente, però ci saranno delle protezioni personali. Assolutamente sì. Cominciamo dalla testa. Elmo tipico normanno, casco conico con nasale, diverso da quello bizantino che era invece più tondo.
con nasale abbastanza lungo, in questo caso una decorazione più o meno visibile per indicava il rango sociale. Esattamente. Non erano elmi lontani anche della cultura longobarda, venivano dallo Spangenhelm, che è questo qui. Questo probabilmente poteva essere uno degli elmi utilizzati dai capi, quindi da Melo o da Datto. Serviva anche a identificarli. Esattamente, in battaglia era fondamentale visto che erano coperti. Ultimo pezzo è la maglia di ferro. Questa è sicuramente una innovazione tecnologica. I bizantini la usavano pochissimo. Soprattutto usavano le armature, lamellaio a scaglie metalliche sovrapposte. Questa armatura invece, maglia di ferro, non cotta di maglia per cortesia, è fatta da anelli incastrati tra di loro, estremamente mobili, estremamente non troppo pesante, capace di proteggere anche gran parte del braccio, almeno fino al gomito, senza bloccare i movimenti. Quindi mobilità, efficacia contro il taglio. Quindi si riusciva a garantire un miglioramento di tutte le prestazioni. Assolutamente. Va bene, direi che abbiamo dato un'introduzione all'argomento, poi magari ci sarà modo per approfondire altri aspetti un po' più specifici. Io ringrazio Stefano e ringrazio voi tutti dell'attenzione e vi do appuntamento la prossima volta. Se la puntata vi è piaciuta, ricordatevi di lasciarci un commento, di darci i vostri pareri e magari di iscrivervi al canale. A presto, salute a voi.